L'autunno è alle porte. Vogliamo non accoglierlo con una bellissima card celebrativa? Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Video che mi emoziona non poco. Oggi vi faccio vedere, realizzato passo passo, il progetto che ho fatto per il sito della Bobbanni, per il blog della Bobbanni, perché questo è il mio progetto che ho fatto per loro e vedrete che userò soltanto materiali Bobbanni, perché naturalmente io questa card l'ho fatta per il loro blog. Voi comunque non vi preoccupate, perché anche se non riuscirete a reperire materiali Bobbanni, potrete facilmente sostituirli con altri materiali similari che potete comprare alla Lidl, che potete comprare in cartoleria. Basta fare un po' di creatività. Io vi do le idee, io vi do l'idea, poi voi sbizzarritevi e coniugatela come preferite. Spostiamoci di là e andiamo a preparare la nostra bellissima card d'autunno. Ed ecco l'occorrente per farvi vedere come ho realizzato il primo progetto che ho fatto per Bobbanni, un progetto di fine art, belle arti, quindi deve esserci una tecnica artistica nel mezzo, con la collezione, con la loro collezione Farmer's Marker Collection, che è una collezione dedicata all'autunno. Cominciamo con i materiali non Bobbanni, della colla o dello scotch biadesivo, squadrette e righello, potrebbe occorrerci anche della colla stick, un cutter, una spatolina, un pennellino vecchio, delle forbici e delle forbicine. Faremo insieme una bellissima card autunnale, spero vi piaccia, e la farò con del killing, quindi una rotola carta, ma potete farne tranquillamente a meno, vi ho insegnato, vi metto qua il video del killing che si può fare anche con uno stuzzicadenti. Il misuratore per le rotelline del killing, ma potete andarci anche ad occhio tranquillamente. E adesso passiamo al vero e proprio materiale. Avevo come obbligo di consegna usare questi, che sono degli stickers, che sono degli stencil adesivi. Stencil stickers si chiamano. Questi aderiscono al supporto in cui fate lo stencil e poi riaderiscono all'acetato dopo averli lavati ed usati. Quindi sono molto comodi, riutilizzabili più e più volte. Questo è quello che userò, appunto, e durano, se li sapete usare, veramente veramente tanto tempo. Il blocco delle carte per scrap, qui ci sono tanti pattern, uno più bello dell'altro. Poi userò questi noteworthy Bobbanni, che altro non sono che delle sagomine che riprendono i vari motivi della collezione, ma voi se avete delle carte decorate potete ritagliare da lì qualche particolare. Degli abbellimenti per le perline, quant'altro possiate avere a casa. Forse ci metterò di mio un bottone, perché come vedete il bottone rientra nella collezione Bobbanni. Questi per esempio sono dei layered chipboard, cioè sono degli elementi 3D in cartoncino adesivi, che forse userò, non ne sono certa. Poi una matita, che sia con l'iniziale viene il lavoro meglio. Dopodiché userò questa, che è una glimmer spray, questa che è una soluzione piena di glitter spray, fa dei glitter piccolissimi e fa una, lo vedrete in azione, ed è veramente una bellissima soluzione per carta, ma anche per sostegni tipo tela o altri legno e altre superfici. Poi userò un colore 3D gold pearlescente, ma io vi ho insegnato a farli i colori 3D, vi metto il video qui con lei sul pallino, se lo volete bello e pronto e con una pearlescenza fantastica usate questo, se invece lo volete fare a quella ricetta mettete dentro un ombretto dorato perlato ben schiacciato e qualche glitter. E poi una pasta glitterosissima, questa è veramente veramente bellissima da utilizzare, vedrete che effetto bello glitteroso che fa, e potete magari farla, non verrà così bella, ma potete farla unendo della vinavilla del glitter, per esempio, se non avete questa. Io vi propongo così anche tutti questi materiali che sono davvero belli da conoscere, ma che per conoscere dovreste comprare. Vi faccio vedere come funzionano, così poi potete scegliere voi se vi interessa comprarli. Allora, e poi naturalmente le carte da scrap. Userò questa per fare il killing e sono tutte double fast, tutte della collezione Farmer's Market. Le collezioni sono poste qui in calce.
ed è da una parte a foie e da una parte a righe. Poi questa sarà all'interno del biglietto e questo sarà all'esterno del biglietto. Questa invece la userò per fare una la pagina frontale del biglietto, e da questa estrapolerò un particolare che poi trasformerò in un particolare killing. Poi userò anche i combo stickers, che sono appunto degli stickers, degli adesivi con tutti gli elementi di cui vi ho parlato sino adesso, gli elementi tipici dei pattern Board Bunny. Come prima cosa io prenderò un bel fiore che mi piace. Naturalmente io prenderò questo, che è questo da questa carta Bob Bunny, e andrò a ritagliare appunto uno dei fiori che mi piacciono. Adesso prendo la mia carta e decido quanto deve essere grande la mia card, quindi mi munisco di righello e più o meno decido quanto la voglio larga. La farò quadrata e la farò 15x15. Ok, e taglio la mia card. Giro la carta dalla rovescia, quindi da dove non la userò, e a 15 segno i 15 centimetri, che è la metà del bigliettino, e tiro la linea. E adesso con un bulino segno il centro in modo che la piega venga pulita. Prendiamo l'altro cartoncino e tagliamo un quadrato 12x12. Verrà più o meno sovrapposto così, ok? Per capirci. Adesso però dobbiamo tracciare le diagonali, e senza segnarle tutte, segneremo più o meno soltanto la parte centrale, perché quella ci interessa, lì dove le due diagonali si incrociano al centro, perché ci interessa trovare il centro. Stessa cosa con la card principale. E centro anche di qua, centro anche del fiore, ok? Abbiamo tutti i centri. Il centro del fiore lo foro, metto al centro e segno lì dove le diagonali salgono, così dove sarà in uno sarà anche nell'altro, le farò coincidere, come sarà in uno sarà anche nell'altro, e ricalco la sagoma del mio fiore. Faccio la stessa cosa anche col cartoncino verde, stando attenta che le diagonali coincidano. Arrivati a questo punto, apriamo la card in modo da non toccare la parte retrostante e rimuoviamo la parte centrale, ma rimuoviamola leggermente in eccesso, cioè dobbiamo stare un pochettino più larghe dei margini che abbiamo tracciato. Dobbiamo fare la stessa cosa anche sulla card che va messa sopra questa. Ok, le due card poi andranno sovrapposte più o meno così. Adesso proteggo il piano da lavoro e applico il mio stencil adesivo. Guardate che carino, guardate che carino. E guardate, poi dopo che finisco di usarlo lo stacco e lo riapplico da un'altra parte. L'importante è che sia ben orientato. Prendo la mia pasta glitter, prendo un po' di pasta glitter e la passo dal sopra verso l'esterno, facendo molta attenzione a non sporcare quello che non voglio che diventi color oro. Prendo il mio stencil e lo rimuovo, e voilà, non è troppo carino, guardate. E ora questo rilucerà tantissimo, ancora è appena messo. Teniamo così su tutti e quattro gli angoli, appunto. Adesso io prendo anche questo glitter spray, che si vedrà veramente pochissimo. Ok, beh, mica tanto, pochissimo, e lascio asciugare perfettamente. Prendiamo la nostra carta, decidiamo quanto spesso deve essere il nostro killing e cominciamo a riprodurre il nostro fiorellino, appunto, in killing, così è com'è, però 3D. E adesso scelgo la carta con cui farle. Tagliamo le striscette tutte da mezzo centimetro. Allora,
Da questa carta ho tagliato 18 strisce, saranno 6 a formare i petali grandi, poi altre 6 le dividerò a metà, così, e formeranno i due petalini qua sotto più stretti. Quindi le taglierò e ne vengono fuori 12 della stessa altezza. Voilà. E poi ce ne occorreranno altre 6 che faremo ad una misura di mezzo tra quelle alte, quelle 6 lasciate alte, e quelle totalmente e quelle divise a metà. Ok? Quindi più o meno vado a occhio e non prendo misure, taglierò qui. La prima la taglio a occhio e le altre invece naturalmente le riprendo tutte dalla prima. Fare le striscette tutte uguali ci darà delle foglie tutte con gli stessi volumi. E adesso annodo la carta. Comincio con una striscia lunga, stringo ben bene attorno al ferro, quindi rilascio leggermente per farla uscire. E la faccio allargare all'interno del cerchietto che ho scelto. Prendo un po' di colla e fisso l'estremità. Prendo il centro, lo sposto verso il basso e schiaccio la parte superiore. Così. E la prima delle mie foglie è fatta. Sarà quella che posizionerò qui, così. Ok? Faccio 6 di questi petalini. Dopo aver fatto questi 6, faccio la stessa cosa con tutte le altre striscette, però con cerchietti via via più piccoli. Quindi, naturalmente, per queste foglioline qui in basso userò un cerchietto da un centimetro, per quella un pochettino quassù da un centimetro e due, e farò le varie misure dei petali. Finito di tagliare tutti i petalini, comincio ad assemblare il mio fiore. Prendo i petali grossi e, ritagliata la sagoma del fiore senza il centro, vedete, applico su lì dove ci andavano appunto i petali grandi un petalo grande. Metto un attimo da parte e adesso assemblo a due i petalini più piccoli, guardate. 1 e 2, così. A V. E poi, alla sommità, ne metto uno di quelli intermedi. Quindi sporco i due laterali e inserisco così l'intermedio. Quello che dovremo avere sarà questo, che vado a inserire poi qui tra un petalo e l'altro in maniera sopraelevata, e quello che avremo alla fine sarà questo. Ora, con un pennellino e la pasta glitterata, passo sopra tutti i petali. Ok, prendiamo la mascherina che avevamo preparato prima e appiccichiamola sul frontale. E guardate com'è diventata bella glitterata questa carta. Adesso, piano piano, gentilmente, rimuovo il retro del mio fiorellino, perché mi è servito semplicemente per agganciare bene appunto la mia figura. Allora, ritaglio una striscia da un centimetro e qualcosa, la arrotolo e quindi attacco anche un po' di colla sul bottone, attacco su anche questo, qualche altro abbellimento,
già che ho dato questi toni luccicanti, continuo e metto uno strass al centro, perché questi bottoncioni così non mi piacciono, e sul davanti direi basta. Adesso vado a rifinire l'interno. Qui comincio a decorare tipo mandala, andando tutto attorno al fiorellino e creando un disegno appunto a rilievo. E adesso inserisco un brillantino dentro ognuno di questi vani che ho creato, e poi quindi attacchiamo due foglioline accanto al nostro fiorellino. Ed eccolo finito il nostro interno con il nostro fiore d'autunno, la nostra gemma d'autunno, e l'esterno che si chiude esattamente sopra di esso. Adesso lo lascio asciugare perfettamente per non fare danni, quindi poi vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Che bella la gemma d'autunno! Per me l'autunno è una stagione talmente preziosa che ho voluto fare proprio una card gioiello. L'autunno è diventata la stagione più bella secondo me. Da piccola mi piaceva più l'estate perché c'erano le vacanze. Ora che le stagioni dal punto di vista di impegni lavorativi sono più o meno tutte le stesse, l'autunno è la stagione che apprezzo di più, sia per i frutti che riesce a dare in termini proprio di natura, sia per le temperature, per i colori. Mi piace veramente tanto e ho voluto mettere il mio amore in questa card. Se il video ti è piaciuto, regalami un bel pollice in su e soprattutto condividilo sulla tua pagina Facebook. Ti metto nel box informazioni anche il mio intervento nel blog della Bobanni. Se ti è piaciuto vallo a vedere, magari lascia un commento anche là, grazie se lo vorrete fare, se no va bene lo stesso. E soprattutto i materiali Bobanni dove si possono usare, se a qualcuno possono interessare, dove si possono trovare se a qualcuno possono interessare? Sul sito Bobanni è improponibile perché le spese di spedizione sono troppo alte. Io direi di cercarle sul sito che si chiama Pink Your Life, cercatelo, ne parla spesso Sandra e penso che lì molti materiali della Bobanni li abbiano. Se no, cercateli semplicemente su internet o negli store online di Belle Arti, o semplicemente chiedeteli al vostro rivenditore, perché magari se li chiedete al vostro rivenditore lui viene a conoscenza di questi materiali e li assortisce nel suo negozio. Bene ragazzi, vi dico che sono dei bellissimi materiali, molto pregiati e molto belli, naturalmente per lo scrap, quindi se siete interessati allo scrap è un buonissimo marchio, famosissimo in tutto il mondo, leader nel settore. Bene, ma se non lo trovate non fa nulla, sostituitelo con il materiale che avete, riprendendo la mia idea e facendo la vostra con ciò che avete a disposizione. Del resto questa è l'anima della creatività. Bene ragazzi, basta parlare, vi aspetto sulla mia pagina Facebook e su Instagram, i link li trovate qua sotto, come vi aspetto sempre su Ombretta e Due Cuori Una Cappa, ormai lo sapete, i miei altri due canali in cui parlo o di lifestyle, trucchini, varie cose da donna, oppure di cucina insieme a Gabriele su Due Cuori Una Cappa. Non mi rimane che abbracciarvi forte forte e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, ciao!